Asur. E ad Ancona il forum transfrontaliero del progetto Adri Green, che vede impegnate Italia e Croazia in un progetto di cooperazione per la sostenibilità dei porti che si affacciano sul mare Adriatico. Desi Daddario. Fronte comune tra Italia e Croazia per promuovere lo sviluppo sostenibile. Adri Green è un progetto che vede coinvolte le due sponde dell'Adriatico per una visione comune su innovazione e rispetto dell'ambiente. Gli obiettivi e i fondi messi a disposizione dall'European Green Deal e dal Recovery Fund rappresentano un'opportunità per integrare la rete di infrastrutture, porti, aeroporti e principali vie di comunicazione per smistare il flusso di passeggeri in transito che solo nel porto di Ancona è di 1.200.000 passeggeri. Un traffico importante. Un traffico che vede coinvolte navi all'interno di un tessuto urbano, perché questo è un porto storico, è dentro la città. E questo è un lavoro importante da mettere a compimento il più presto possibile per il bene di tutti e sicuramente per rendere compatibili queste attività con il sistema ambientale che deve essere tutelato. Per lo scalo dorico sono in arrivo importanti investimenti per abbattere l'impatto ambientale e agevolare il flusso del traffico. Con i primi interventi noi elettrificheremo alcune banchine, solo per Ancona sono stati previsti 7 milioni di euro e già in questo senso stiamo lavorando.